Le persone complessate non escono di casa e non vogliono avere amici. In buona sostanza sono persone misantrope che non vogliono avere un rapporto di amicizia, di conoscenza con altre persone, con altre individualità umane. In questo video di oggi mi sento nella piena condizione di andare a informare i miei iscritti e non solo del fatto che le persone complessate, effettivamente parlando, non escono di casa e non vogliono avere amici. Ma andiamo per gradi. Prima dirò chi sono le persone complessate e poi spiegherò perché, effettivamente parlando, non vogliono avere amici e non escono di casa. Le persone complessate sono delle persone, degli esseri umani che credono in cuor loro di avere qualcosa che non va. Si creano, si autocreano dei complessi, quindi pensano in cuor loro, ecco, non posso andare bene per questa società perché per esempio non ho i capelli, perché per esempio sono pelato, oppure ancora perché non posso andare bene per questa società perché ho gli occhiali da vista, perché ho degli occhialoni, perché ho i piedi piatti, perché ho troppi capelli, perché per esempio puzzo, perché per esempio ho un'altezza troppo poco elevata, perché sono basso, perché ho i brufoli nel viso, perché sono in sovrappeso, perché sono troppo magro. Sono tutti complessi che vengono creati da parte di un essere umano in maniera autonoma. Ma in genere questi complessi vengono creati anche da altre persone che si mettono nella condizione di dire: guarda che tu non vai bene, guarda che tu sei basso, guarda che tu sei troppo alto, guarda che tu hai una puzza addosso pazzesca, guarda che hai gli occhiali, sei un quattro occhi di merda. Sono tutte frasi che vanno a indebolire un essere umano a livello mentale e quell'essere umano si pensa in cuor suo che non può andar bene per questa società. Perché? Per quale motivo? Per quale maledetta ragione? Quindi le persone complessate non escono di casa e non vogliono avere amici perché hanno paura del giudizio degli altri. Quindi quelle persone complessate non escono di casa e non vogliono avere amici perché hanno una grandissima paura di essere giudicate da parte di altri esseri umani e quindi per paura di venire giudicati, di venire etichettati, di venire bollati, ecco che questi esseri umani si mettono nella condizione di non volere uscire di casa, di rimanere dove si trovano, trascorrere la maggior parte del loro tempo in casa senza uscire mai e poi mai. Tutto ciò si va a tradurre, e lo dico senza falsa retorica, in una sorta di cane che prova a mordersi la coda e ovviamente non ce la farà mai. Così un essere umano complessato vorrebbe in cuor suo uscire, ma si sente nella condizione di dire no, non esco, non voglio avere amici perché tanto verrò bollato, verrò visto con occhi brutti, negativi e schifosi. E quindi la persona complessata sarà sempre sul chi va là, non sarà mai una persona sciolta, tranquilla, serena, pacata, felice, ma sarà sempre nella condizione di dire, o meglio di dirsi, no, io non vado bene per le altre persone, no, io non mi accetto, io non posso andar bene per questi esseri umani, per gli altri esseri umani. E ciò si va a tradurre in una sorta di repulsione che uno o più esseri umani complessati vanno ad avere, vanno a registrare, vanno a, diciamo così, percepire in maniera piuttosto limpida, palese, pulita e concretamente vera. Tutto questo vi fa capire, tutto questo vi fa comprendere come effettivamente parlando la realtà dei fatti è sempre la stessa, ossia ci ritroviamo a dover far fronte a esseri umani che sono letteralmente complessati, che non escono, o meglio non vogliono uscire di casa
rimangono lì dove stanno per paura di essere etichettati, bollati, e quindi per paura del giudizio altrui i complessati, le complessate si trovano, o meglio si mettono, in disparte. Nel corso della mia vita ho conosciuto tantissimi complessati, anche alle scuole medie ma anche superiori, che non uscivano di casa, che rimanevano lì per i fatti loro, e io mi chiedevo sempre perché. Poi mi sono accorto che la motivazione che spinge lor signori a fare una scelta del genere deriva dal fatto che non vogliono essere etichettati, non vogliono essere bollati, non vogliono essere, diciamo così, messi nella condizione di ricevere dei pregiudizi, dei preconcetti, delle, chiamiamole, parole di scherno. Bene, vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, vi ringrazio altresì per la relativa visione, datemi il vostro parere. Un cordiale saluto dal vostro Leandro Sbelli di Roma, grazie ancora, al prossimo video, una buona giornata.